Care amiche e cari amici, bentrovate e bentrovati. Io sono Andrea Ciraulo e se voi siete qua perché stavate cercando di capire come diavolo si fa un podcast, oggi è la vostra giornata fortunata, perché vi racconterò quella che è la mappa generale, completa, passo dopo passo, per realizzare, partendo da zero, il proprio podcast. Se un podcast ce l'avete già, beh, potete sempre ascoltare per capire se fino adesso vi siete mossi e mosse a modino, se avete fatto tutte le cose nel modo giusto. Prima di iniziare a raccontarvi come si fa un podcast nei dettagli, partendo da zero, raccontandovi tutte le cose, portandovi un po' per mano in questo percorso, voglio fare gli onori di casa. Vi racconto chi sono. Io sono Andrea Ciraulo, come vi ho già detto, e nasco come podcaster con Passione Podcast, che è il podcast dove ho iniziato a fare podcast senza sapere fare podcast. Ovvero, ho iniziato a registrare il primo episodio senza avere la più pallida idea da tutti i punti di vista di come si facesse questa roba meravigliosa che è il podcasting. Ho imparato mentre lo facevo, raccontando all'interno del mio podcast proprio il mio percorso e le cose che imparavo. Oggi Passione Podcast conta più di 100 episodi, vi consiglio di ascoltare i primi perché sono quelli che vi permettono di capire il senso del progetto e anche forse di rincuorarvi se oggi vi sembra di non essere in grado nel cominciare un progetto di podcasting. E credo che oggi su Passione Podcast ci siano veramente tanti consigli, tante dritte, tante informazioni su come un podcast va portato avanti, su come va fatto. Un altro sito che vi indico è quello delle officine, officine.me, dove trovate non solo Passione Podcast, ma anche gli altri podcast che poi nel frattempo ho iniziato a realizzare. E già, perché da Passione Podcast poi l'appetito viene mangiando e ho cominciato, a volte da solo, a volte con altre persone magnifiche, a realizzare podcast davvero come se non ci fosse un domani. Il posto dove andare a trovarli tutti è officine.me. Naturalmente ogni singolo podcast, Passione Podcast, così come tutti gli altri, li trovate su Apple Podcast, su Spotify, su Google Podcast, su Spreaker, non avete che da cercarli. Il posto però dove quotidianamente racconto le cose che imparo è il canale Telegram. Lo trovate su telegram.me/ciraulo oppure molto più semplicemente su officine.me/telegram. In ogni caso, se voi scrivete chiocciolina Ciraulo su Telegram, lo trovate, poi le note sono tutte le informazioni, i link sono nelle note dell'episodio. Qui ogni giorno vado a metterci le informazioni, i link, le risorse, le cose che imparo, le cose che scopro, le cose che pubblico. Cerco di farlo in maniera ordinata, in maniera ricca di valore, in modo da dare il valore massimo possibile alle persone che mi seguono. Infine, questo canale YouTube, anche qua sto cercando di mettere il massimo valore possibile, qui è molto facile la cosa, tutto quello che dovete fare è cliccare fortissimo sul tasto iscriviti e non vi perdete più nessun episodio. Che cosa ci serve quindi per fare podcasting? Di cosa abbiamo bisogno per creare il nostro primo podcast? Fondamentalmente questo video si dividerà in quattro parti. 1. Un microfono. Quindi qualcosa che ci permetta di prendere la nostra voce e di buttarla dentro un computer, in modo che poi qualcuno la possa prendere e ascoltarla con le cuffiette. Un software che ci permetta di editare, di modificare, di migliorare, di sistemare o anche solo di registrare la nostra voce, quindi un software che ci permetta di creare il file MP3 che poi sarà il nostro podcast. Un hosting, ovvero un servizio nel quale poi andare a mettere l'MP3 vero e proprio, un luogo dove le altre persone potranno andarlo a prendere o dove le varie applicazioni di ascolto dei podcast potranno andarlo a pescare. E infine, ultimo ma non meno importante, una buona dose di personalità. Vi specificherò meglio cosa intendo per personalità perché ci ho messo dentro tanti aspetti legati a quello che siamo noi in qualità di podcaster. Partiamo quindi da quello che è il microfono e quindi che cosa ci serve per registrare da un punto di vista hardware. Beh, la prima cosa che vi devo dire è che un podcast si può fare tranquillamente con lo smartphone. Ora, l'appetito vi è mangiando, poi a un certo punto vi renderete conto che i microfoni acquistati diventano tantissimi, ma la prima cosa che vi serve è un qualsiasi cosa che vi permetta di registrare la vostra voce.
Partite leggeri, accendete il vostro microfono, note vocali oppure scaricate un'applicazione per andare a registrare delle note audio e registrate la vostra voce. È già un punto di partenza ed è già un modo per iniziare ad esercitarsi. Oppure usate Telegram, inviate delle note vocali a voi stesse e salvatele come se fosse una sorta di podcast, un inizio di un podcast. Ci sono podcaster anche molto affermati che non sono andati oltre a questa fase, quindi che continuano a registrare ancora oggi con lo smartphone. Per me va benone, io non sono un talebano, non credo che servano per forza microfoni super mega costosi o impegnativi. Non è assolutamente necessario, ma potreste poi col tempo sentirne l'esigenza. Quindi partite con lo smartphone, provateci, esercitatevi e poi se cominciate a sentire l'esigenza di qualcosa di più solido, beh, potreste aver bisogno di un computer per lavorare meglio su quello che andate a registrare, anche dal punto di vista del software. Il software è quasi sempre per computer, almeno quello efficace, e poi potete iniziare a valutare l'acquisto di un microfono. Per esempio potete valutare l'acquisto di un microfonino lavalier, quindi quelli che si attaccano alla camicia, alla cravatta, alla maglietta. Ce ne sono da pochissimi euro, in questo caso questo Boya BY-M1 che io ho e di cui posso parlarvi solo bene, costa 20 euro. Certo, la qualità non è una qualità eccelsa, non crediate che se avete un buono smartphone la qualità che prendete con questo sia maggiore di quella dello smartphone, anzi a volte è il contrario, però in questo caso è un buon inizio. Con una ventina di euro uno ha un microfono facile da usare, con il jack da connettere in maniera molto molto semplice al computer o allo smartphone per iniziare a registrare. Poi il fatto che si fissi alla maglietta facilita anche l'utilizzo, nel senso che non dovete stare attenti a quanto siete vicini, a quanto siete lontani. È molto semplice da utilizzare. 20 euro, Boya BY-M1. Poi ci saranno tutti i link di quello che vi sto dicendo nelle note dell'episodio. Salendo un pochino col prezzo, allora io sconsiglio solitamente di comprare dei microfoni molto economici. Perché lo sconsiglio? Perché di fatto un microfono economico ha la qualità dello smartphone, quindi è inutile prendere un microfono per fare quello che già fa il nostro telefono. Consiglio di iniziare a valutare l'acquisto quando abbiamo un budget dai 50 euro in su. E allora, andando con ordine, il primo microfono che vi consiglio costa circa 70 euro nel momento in cui vi sto parlando ed è il Samsung Meteor Mic. Noterete che anche il microfono usato da un sacco di youtuber, perché ha la caratteristica di prendere la voce anche a una certa distanza, un po' come sto facendo io adesso con questo microfono. Non vi svelo il suo nome perché ve ne parlerò fra poco. Quindi questo microfono ha sicuramente una buona qualità, funziona bene ed è decisamente un microfono che io vi consiglio di utilizzare. Vi faccio notare due cose che saranno ricorrenti in tutti i consigli che io vi darò da adesso in poi. Uno, vi consiglio di acquistare un microfono USB. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sarà collegato con il jack audio, quello da 3,5 mm, ma sarà collegato direttamente alla porta USB del vostro computer. Io non ho solo microfoni USB, ho anche microfoni che poi si vanno a collegare al mixer, quindi delle cose molto più complesse, ma se volete partire vi consiglio di partire leggeri o leggere. Poi per carità, se avete voglia di approfondire o se vi piace l'aspetto della musica, potete sempre pensare di ampliare, oppure potete anche decidere di partire con qualcosa di più complicato da utilizzare come un mixer in questo caso sempre USB. Però il consiglio che io vi do è: partite con un microfono USB che non dovete fare altro che prendere, attaccare al computer, lui ve lo riconosce e siete già pronti e pronte per partire. Microfono USB, prima cosa. Seconda cosa particolare di questi microfoni è l'uscita cuffie. Cosa vuol dire? Vuol dire che è molto più comodo parlare facendo un podcast e ascoltarsi mentre si sta parlando. Questa cosa non è possibile farla passando dal computer, o almeno sarebbe possibile farla, ma ci sarebbe un pochino di ritardo. E allora quello che bisogna fare è avere un microfono che ci metta a disposizione un'uscita per le cuffie in modo da monitorare la nostra voce mentre stiamo parlando. Noi parliamo, c'è un'uscita cuffie nel microfono
che arriva direttamente alle nostre cuffie. Noi possiamo sentire quello che stiamo dicendo. Questa cosa qua all'inizio può spaventare, ma vi garantisco che dopo un po' non potrete decisamente più farne a meno. Quindi 70 euro circa Samsung Meteor Mic. Salendo ancora un po' col prezzo, forse un bel po', ma qui entriamo nel mondo della professionalità, abbiamo il Rode Podcaster, un gran bel microfono USB, costa 177 euro, in questo momento circa 180 euro, ma lo trovate usato su Amazon a 100 euro. Io vi dico che l'ho avuto, l'ho preso proprio usato e non mi sono assolutamente pentito dell'acquisto. Tenete conto che è un microfono al quale dovete parlare molto vicino, perché è un microfono dinamico. Quindi dovete parlarci vicino, non potete usarlo, o perlomeno non con molto successo, non potete usarlo a una certa distanza, dovete sempre tenere la bocca particolarmente attaccata. Questo perché è proprio dedicato a chi fa podcast, non a chi fa video. Diciamo che io oggi utilizzo suo fratello, che è il Rode Procaster, che si collega a un mixer. Sono molto simili come qualità audio e come resa sonora. Sicuramente questo è un consiglio che vi do, ma se volete un po' l'equivalente a condensatore, tenetevi un attimo lì queste due parole, dinamico e a condensatore, vi consiglio allora il Rode NT, sempre un microfono USB, ma questa volta a condensatore. Quindi avete la possibilità con questo microfono di stare un pochino più lontani se per qualche motivo lo desiderate. In realtà la grossa differenza tra i microfoni dinamici e a condensatore è che il microfono a condensatore è più sensibile, prende la voce con maggiore pienezza, prende una voce a volte anche più calda, mentre il microfono dinamico tende a escludere i suoni. Quindi per esempio se registrate in un ambiente rumoroso vi consiglio il microfono dinamico, tende a escludere i suoni che non sono vicini al microfono e però ha una voce, dà una voce un pochino più radiofonica, un po' più simile a quelle che ascoltiamo in radio. Poi vi dico la verità, soprattutto se cominciamo non c'è tutta questa differenza, quindi non fatevi mille domande, prendete uno dei microfoni che vi sto suggerendo, uno bene o male vale l'altro, magari approfittate anche del fatto che Amazon abbia la possibilità del reso e se non vi trovate bene lo potete dare indietro. Questo Rode NT in questo momento costa 150 euro circa, ma usato si trova a 115 euro. Ultimo consiglio che vi do in ambito microfoni, il famosissimo Blue Yeti. È quello che sto usando adesso per parlarvi. Vi sto parlando proprio con un Blue Yeti che alterno al mio Rode Procaster, dipende cosa devo fare. Di solito uso questo per fare i video e questo per fare i podcast. Blue Yeti è un ottimo microfono, è un microfono a condensatore, ha la caratteristica di avere dietro delle manovelle che ci permettono di cambiare i pattern. Attenzione anche a questa altra parola. Ovvero, questo microfono può essere usato in modalità cardioide e quindi che prende la voce soltanto in una direzione di fronte a sé, un po' a fare la forma di un cuore. Può essere usato in modalità bidirezionale, quindi se dovete fare un'intervista potete mettervi una persona di fronte e prendere solo un lato e l'altro, e può essere usato in modalità omnidirezionale e quindi prendere tutto l'ambiente circostante, magari perché volete registrare una tavolata di persone. Sicuramente se avete bisogno di qualità e di flessibilità, il Blue Yeti è il microfono che vi consiglio di usare, molto utile anche per chi fa video e magari vuole parlare un pochino più distante dal microfono, come sto facendo in questo momento. 150 euro, nuovo, 100 euro circa usato, poi ci sono spesso delle offerte per poterlo acquistare con dei buonissimi sconti, o per esempio l'ho preso nel Black Friday a 100 euro, microfono Blue Yeti. Se tutte queste cose del cardioide, direzionale, bidirezionale, condensatore, dinamico, omnidirezionale vi hanno un po' incuriosito e dite, beh, però nel momento in cui io voglio scegliere un microfono lo voglio fare proprio a puntino, voglio scegliere il top possibile per le mie necessità, beh, ho il consiglio giusto per voi. Ed è questa bella puntata di Passione Podcast che ho fatto con Manuel Rosini di Juice Radio Italia, il grande Manuel Rosini, dove abbiamo parlato di microfono per quasi 2 ore,
Quasi 2 ore di puntata di podcast in cui abbiamo raccontato tutto, ma tutto, ma tutto quello che serve sapere per comprare un microfono, per capire tutte le differenze nella scelta del microfono. Si chiama Acquistare il microfono, tutto quello che devi sapere lo trovate all'interno delle varie piattaforme e ovviamente nei link alle note di questo episodio. Andando avanti però, dal punto di vista dell'hardware, ci sono alcune cose che non dobbiamo dimenticare, perché ci sono alcuni microfoni, come per esempio il Blue Yeti, che sono già forniti di supporto, quindi stanno in piedi da soli, ma ci sono altri microfoni, come per esempio il Rode Podcaster, che viene venduto soltanto microfono, e quindi dobbiamo essere noi ad acquistare una asta o qualcosa per tenerlo in piedi. Beh, in questo caso è molto facile la scelta che voi avete tra l'asta cosiddetta a sospensione, quindi quella che si appiccica, si attacca al tavolo e poi vi permette di essere mossa, è quella che utilizzo io per tenere la webcam, questa qui è la mia asta a sospensione, oppure potete scegliere un'asta da tavolo, come per esempio questa qua. Come vedete i costi sono di circa 20 euro sia per una che per l'altra. L'asta da tavolo è quella che uso adesso io in questo momento per il mio bel Rode Procaster. Non c'è una migliore dell'altra, dipende dalla vostra comodità. Capite voi, sulla base di come siete messi nella vostra scrivania, quale vi è più comoda. Io questa qua la trovo molto comoda perché posso alzarla, me la sposto, me la metto dove voglio e poi me la rimetto in un angolino quando non mi serve. La stessa cosa vale per l'altra asta, per quella a sospensione, però in questo momento io ho un po' poco spazio e non riuscivo a sfruttarla per il meglio, se non per la webcam. Sicuramente una cosa che potete valutare nel cosiddetto ragno o shock mount è una cosa che permette di tenere il microfono un pochino molle, diciamo che è sospeso da degli elastici, e questa cosa evita che se in qualche modo picchiate sul tavolo o scrivete con la tastiera, le vibrazioni si sentano molto all'interno del microfono. Terminato con l'asta, parliamo di filtro anti-pop, circa 10 euro di spesa, è fondamentalmente un cerchio con una specie di nylon, ci sono anche alcuni che lo fanno con le calze di nylon, col fai da te, è una specie di cerchio che serve fondamentalmente ad evitare che noi con l'aria, con alcune lettere, andiamo a colpire troppo violentemente il microfono, in particolare con le lettere P e con le lettere B. Utilizzando questo qua l'aria viene un po' frenata e non si sentono troppo forti nel microfono. Attenzione che alcuni microfoni come questo, come il Rode Podcaster, ce l'hanno già integrato, quindi non avete bisogno di acquistarlo. Altri come il Blue Yeti invece non ce l'hanno e allora lo dovete acquistare esternamente. Filtro antipop. Direi che ci siamo. Ultima cosa che vi serve da un punto di vista hardware sono le cuffie. Quelle che io vi consiglio di usare sono quelle che uso io e riciclo un consiglio che a mia volta ho ricevuto da un grande esperto di audio, Francesco Bonalume, canale YouTube Riperiani, veramente lì siamo al top per quanto riguarda l'elaborazione audio, e Francesco, quando ho chiesto lui consiglio, mi ha suggerito di acquistare le Superlux HD 681 Evo. Devo dire che sono delle cuffie cinesissime, ma fanno il loro dovere. Certo, se avete più budget da spendere, potete trovare qualcosa di più leggero. Queste qua sono molto pesanti, molto scaldanti, però devo dire che da un punto di vista della qualità audio si sente piuttosto bene. Il consiglio che vi do è di usare delle cuffie chiuse, perché le userete anche per registrare. E il rischio è che, se no, quando registrate, si sente quello che voi sentite nelle cuffie all'interno del microfono. Se si parla soltanto della vostra voce, tutto sommato è un problema relativo, pur essendo un problema, ma immaginate se state parlando con un'altra persona, per esempio tramite Skype. E allora, queste qua sono le cuffie che vi suggerisco. Ripeto, cuffie chiuse, mi raccomando. Eccole qua. Ripeto, cuffie chiuse. Non dimenticate questo dettaglio perché è assolutamente rilevante. Esistono cuffie chiuse, aperte e semichiuse. Per il cosiddetto tracking, quindi per registrare la voce, sono consigliate delle cuffie chiuse, mentre per l'editing audio sono consigliate delle cuffie aperte.
Nel vostro caso, se avete bisogno di un solo paio di cuffie per fare entrambe le cose, scegliete delle cuffie chiuse. Mi raccomando, una cosa fondamentale, le cuffie non sono indispensabili, cioè se avete le vostre cuffiette, quelle del telefono, vanno più che bene. Se vi trovate bene con quelle, usate quelle finché non sentirete eventualmente l'esigenza di passare a un paio di belle e grosse e ingombranti cuffie. Passiamo quindi alla seconda fase, che è quella dei software. Fondamentalmente abbiamo bisogno di dei software per registrare la nostra voce. E allora, quali software vi vado a consigliare, non solo per registrare la voce, ma anche per editarla ed elaborarla? Beh, sicuramente il più famoso nell'universo del podcasting si chiama Audacity. È gratis, è open source e fa tutto quello che vi serve. Ci sono grandi podcaster che realizzano il loro podcast con Audacity. Non fatevi spaventare dall'interfaccia grafica, che è molto minimale, un po' bruttina, molto anni 90 e quasi inguardabile, mi permetto di dire, ma in realtà Audacity è un software estremamente potente. Vi permette di registrare la vostra voce, vi permette di editare tagliando e modificando anche i valori, i vari parametri. Adesso vi dirò delle parole che vi rimarranno un po' in testa, magari approfondirete in altri momenti: compressione, equalizzazione, normalizzazione, ok? E mettiamoci dentro anche riduzione del rumore. Tutte queste cose voi potete farle con Audacity. Sono fondamentalmente degli effetti, dei filtri che voi mettete alla vostra voce per renderla migliore, più ascoltabile. Sono degli effetti che sto mettendo anche io in questo momento, nel momento in cui vi sto parlando. Audacity quindi è sicuramente il numero uno, è sicuramente il punto di partenza, e se volete, perdonatemi l'autopromozione, ma c'ho anche un bel corso su Audacity. Lo trovate all'indirizzo officine.me/audacity e lì spiego veramente, ma veramente nel singolo dettaglio, come usare questo affare per fare un gran bel podcast. Costa veramente un tappo di bottiglia, costa veramente poco, e in questo momento è formato da 6 ore di lezione. Per cui, insomma, il consiglio che vi do è: provatelo, vedete un po' cosa ne pensate e credo che non rimarrete delusi. In ogni caso, datemi il vostro feedback se lo farete. Questo devo dire che è un corso molto completo e con questo voi sapete tutto quello che dovete sapere su come si registra, si edita, si elabora, si taglia, si migliora un podcast, sia dal punto di vista della voce che dal punto di vista degli effetti sonori e del sound design. Volendo una alternativa più semplice ad Audacity, potete puntare su Spreaker Studio. Lo trovate su spreaker.com/download ed è un'applicazione piuttosto minimale che vi permette fondamentalmente di registrare la vostra voce e ricavarne un MP3, mettendo dentro magari qualche effettino, avendo la possibilità di mettere qualche musichetta, qualche effetto. Non permette assolutamente di fare tutte le cose che permette di fare Audacity, è molto più semplice, molto più minimale. Io non trovo grossi motivi per non partire da Audacity, perché comunque è semplice anche Audacity, ma sappiate che se ne volete uno ancora più semplice, ecco che Spreaker Studio è l'alternativa che fa per voi. Mentre se volete un'alternativa invece più professionale, più complicata, ma che vi permette davvero di sbizzarrirvi in qualsiasi modo dello spazio-tempo podcastico, allora Reaper è il vostro nuovo migliore amico. Non so se ve lo consiglio se siete dei principianti o delle principianti. Se avete già iniziato a fare podcasting, potete valutarne invece il download. Reaper è gratuito, pensate un po', e dopo un tot costa $60, ma potete anche scegliere di mantenere la versione, diciamo, freeware e quindi non pagare un soldo. Sta un po' alla vostra, come dire, alla vostra disponibilità economica se contribuire a questo software grandioso oppure no. Quindi Reaper ci permette veramente
di andare a modificare, a cambiare ogni singolo dettaglio. Devo dire che Reaper è il software utilizzato dai professionisti, quindi da coloro che vogliono fare audio in maniera professionale. È uno dei software usato dai professionisti, eh? Prima che poi magari qualcuno che non usa Reaper si offenda. Non è l'unico software, ce ne sono altri, alcuni di Adobe, altri di Apple. Diciamo che Reaper è un po' quello universale e quello che è più economico in questo caso e che usano molti dei professionisti del settore. Andatelo a provare, tanto è gratis, e se lo trovate troppo complicato, tornate indietro su altre soluzioni più semplici. Se siete qua, perché questo è veramente il vostro primo podcast, anzi non ce l'avete neanche un podcast, lasciatelo perdere Reaper, è un po' troppo presto, pensateci fra qualche mese. Terza parte, hosting, ovvero dove li vado poi a mettere sti file audio che ho realizzato? Dove vado a caricare, dove vado a uploadare i file dopo che li ho creati? Quindi dove ce lo metto concretamente il mio podcast? Beh, qui fondamentalmente avete due alternative. La prima, ed è quella più utilizzata oggi in Italia, si chiama Spreaker, Spreaker, ed è una piattaforma dove fondamentalmente voi potete caricare il vostro podcast e trovarlo lì. C'è anche l'applicazione per poter ascoltare i podcast, ma in questo caso non interessa caricarlo il nostro podcast. Voi lo mettete su Spreaker, avete a disposizione una bella dashboard che vi mette a disposizione Spreaker. Avete a disposizione una bella dashboard dove potete andare a elaborare ogni vostro podcast, potete caricare gli episodi del vostro podcast, potete modificare le impostazioni, potete guardare le statistiche, potete attivare o meno la monetizzazione, insomma potete fare un po' tutto quello che vi pare. È inutile che vi sto a dire in questo contesto come usarlo, vi dico, in realtà è estremamente estremamente semplice. Considerate che Spreaker, così come l'alternativa successiva che vi indicherò, non è gratuito, ha un costo, è gratuito fino a un certo limite di ore di audio caricato, quindi potete provarlo gratis e poi decidere se vi viene voglia di fare più podcasting, in questo caso dovrete pagare. Ahimè, non esistono delle vere e proprie alternative gratuite per fare podcasting, quindi in questo caso Spreaker ha un costo. Devo dire che è lo strumento che utilizzo io, così come potete del resto vedere, così come un costo Anchor, che è oggi in Italia il principale competitor di Spreaker, per cui un'altra piattaforma. Anchor è posseduta da Spotify, quindi una piattaforma di Spotify, più o meno ci potete fare le stesse cose. Diciamo che ad oggi tra Spreaker e Anchor, Spreaker ha un po' il vantaggio di essere una piattaforma italiana, di avere una community italiana di persone che hanno voglia di ascoltare il nostro podcast, e quindi ci sarebbe quel vantaggio lì, perché i podcast messi su Spreaker non si trovano su Anchor, quelli messi su Anchor non si trovano su Spreaker. Mentre, vi chiedo scusa, mentre tutti i podcast che voi mettete su Spreaker e su Anchor poi li trovate, dovete collegarli, ma non è assolutamente difficile farlo, li trovate sulle altre piattaforme di ascolto, quelle esterne. Quindi voi mettete il vostro podcast su Spreaker o su Anchor, bene, lo troverete poi anche su Apple Podcast, lo troverete su Spotify, lo troverete su Google Podcast e lo troverete nelle varie applicazioni del telefono che voi potete utilizzare, che ne so io, Pocket Cast, Castbox, Castamatics, Castro, Podcast Republic, Podcast Addict e chi più ne ha più ne metta. Quindi li mettete su Spreaker, lo mettete su Anchor, dopodiché con due click, vedrete che è molto facile, lo fate arrivare a tutte le altre piattaforme di ascolto. Quindi chi vi ascolta con l'iPhone su Apple Podcast vi troverà lì. Chi vi ascolta su Spotify vi troverà lì, chi vi ascolta su Google Podcast vi troverà lì. Quindi una cosa è l'hosting, una cosa sono le piattaforme di ascolto. Voi lo caricate sull'hosting e poi le persone vi ascoltano tramite le piattaforme di ascolto. Un'ultima cosa che vi segnalo su dove caricare i podcast, ma proprio per completezza, è YouTube. Volendo voi potreste mettere il vostro podcast su YouTube creando un video dove c'è un'immagine statica, questi servizi lo fanno in automatico volendo metterlo anche su YouTube, in ogni caso voi potreste creare un video con un'immagine statica e la vostra sola voce. In questa maniera avreste una soluzione gratuita, utilizzereste uno strumento che è YouTube, che è conosciuto, è più, molto più di quanto è conosciuto il podcasting.
C'è da dire che avete lo svantaggio che usate uno strumento, una piattaforma che non è pensata per il podcast. Banalmente non sarà possibile ascoltarvi con lo smartphone spegnendo il telefono a meno che la persona non abbia Spotify Premium. Insomma, non è sicuramente l'uso che si fa del podcast, di sicuro non si guarda il podcast, non avrebbe senso guardare un'immagine statica. E quindi, insomma, è una valutazione che potete fare. Anche YouTube potrebbe essere un'alternativa al podcast come piattaforma di podcast. Onestamente, non mi sento di suggerirvela. Mi viene in mente, prima di passare alla ultima fase, ovvero la personalità, mi viene in mente di dirvi anche come fare se volete registrare delle interviste. Vero? Perché questa è una cosa, è una domanda che mi viene fatta spesso, ma come faccio a registrare un'intervista se l'altra persona si trova da un'altra parte, quindi non è fisicamente presente con me, ma è dall'altra parte del mondo? Magari io voglio comunque registrare un podcast con quella persona. Beh, se ce l'avete lì, sul luogo, usate il microfono, usate un microfono come per esempio il Blue Yeti, lo mettete in modalità bidirezionale, potete intervistare la persona tranquillamente, oppure usate due microfoni USB, oppure, insomma, il modo di intervistare una persona di persona, credo che non c'è bisogno che io ve lo spieghi, potete anche usare il telefono e passarlo di bocca in bocca come se foste degli intervistatori televisivi. In realtà la difficoltà è se voi questa intervista la volete fare online, la volete fare a distanza. E allora quello che vi consiglio di valutare è sicuramente il buon vecchio Skype. Questo è lo strumento che vi consiglio di usare per le comunicazioni. Non è l'unico, ma devo dire che funziona, non ci sono motivi di non usarlo. E per registrare la vostra voce, quella del vostro interlocutore, vi consiglio dei software. Se usate Windows, vi consiglio il software EvaAir. Lo installate, lo configurate e lui inizia a registrarvi automaticamente le chiamate Skype. Ve le registra, cosa molto importante, dividendo la vostra voce da quella del vostro interlocutore. Quindi avete la possibilità poi di andare ad editare, magari per bilanciare i volumi, magari per tagliare delle cose, magari per silenziare dei pezzi. Avete la possibilità di editare le due voci separatamente, quindi Skype, il software che dovete usare, e EvaAir, il software che dovete usare invece per registrare la chiamata e quindi l'intervista all'interno del software. Se avete un Mac, perché EvaAir è per Windows, se avete un Mac vi consiglio iCam Call Recorder. Anche in questo caso fa esattamente le cose che fa EvaAir, non c'è molto di più, molto di meno da dire. Ecco, una cosa che però vi devo segnalare è che sia EvaAir per Windows che iCam per Mac sono a pagamento. In questo momento iCam costa circa $40, mentre EvaAir, se ricordo bene, un pochino più economico perché costa $20. Beh, c'è da dire che è una spesa che vale la candela e vi risolve un sacco di grattacapi, veramente, veramente proprio tanti. Quindi questo io trovo che sia oggi il modo migliore per condurre delle interviste a distanza. Eventualmente, se il vostro ospite è in grado di farlo, potete chiedergli di aprire il suo Audacity o di aprire un software per registrare e registrare la loro traccia in locale, in modo che quando avete finito di registrare l'intervista, lui vi manderà la sua traccia e voi, che ormai siete dei maghi e delle maghe di Audacity, sarete in grado di inserire, di mettere insieme la vostra traccia con la loro. Quindi, voi registrate la vostra con Audacity, vi parlate su Skype, l'altra persona registra con Audacity e poi vi manda la sua traccia che ha registrato. Voi le unite e avete fatto il podcast. Oppure utilizzate questi software che sono comodissimi per farlo. Vi assicuro che tutto quello che vi sto raccontando, quando poi lo metterete in pratica, vi sembrerà una stupidaggine per quanto è facile. Adesso è ovvio che stiamo cercando di dare una infarinatura che sia il più generico, benché completo, possibile. Torniamo alla nostra personalità e vi devo dire che io divido la personalità in argomento, espressività, creatività, empatia. Vediamoli uno per volta, perché sono quattro cose indispensabili per realizzare il vostro podcast. Fino adesso ci siamo concentrati su aspetti tecnici.
come si registra, che microfono compro, che software uso. Ma attenzione, attenzione, perché quando facciamo un podcast, gli aspetti tecnici sono quasi secondari rispetto a quello che abbiamo da dare, rispetto alla nostra persona, rispetto alla qualità della nostra persona. E allora, prima di tutto dobbiamo avere un argomento forte. Cioè dobbiamo avere qualcosa di cui parlare. Dobbiamo avere qualcosa su cui siamo preparati o su cui abbiamo trovato un modo per intrattenere le persone, per divertire, per insegnare, per emozionare le persone che abbiamo di fronte. Insomma, dobbiamo avere qualcosa che sarà l'argomento fondante del nostro podcast. Un podcast ha bisogno di un argomento. Attenzione, l'argomento può anche essere io, la mia vita, la mia giornata o le cose che mi passano per la testa, ma deve avere un argomento. Più l'argomento è verticale, quindi più l'argomento è chiaro, Passione Podcast parla di podcast, più sarà facile avere una audience. Più l'argomento è orizzontale, quindi misto, quello che mi passa per la testa, più sarà difficile avere una audience, perché attrarrò le persone che si legano alla mia persona. Cosa che va benone, eh? Non c'è un meglio o un peggio, ma c'è una strategia da portare avanti. Devo avere ben chiaro qual è il mio argomento e il più possibile poi mi devo attenere a quell'argomento, quindi dovrò cercare di non divagare in maniera esagerata ma rimanere sull'argomento, oppure se decido di divagare lo faccio con consapevolezza. La seconda cosa indispensabile o almeno molto importante quando si fa un podcast è avere una buona capacità espressiva, ovvero imparare a parlare con le persone. Imparare a parlare col microfono, ma sapendo che dall'altra parte delle cuffiette ci sono delle persone. E quindi trovare il modo di non annoiare, di avere una voce un po' allegra, un po' briosa, oppure anche un po' profonda, seria, se vogliamo fare una cosa più seria, più cupa, o emozionante se vogliamo emozionare. Insomma, dobbiamo imparare con la nostra voce a trasmettere il messaggio che vogliamo trasmettere. Non è una cosa semplice, ascoltatevi la prima puntata di Passione Podcast e riascoltatevi questo stesso video, le ultime puntate di Passione Podcast, per vedere come si può imparare questa roba qua. Io sono partito che avevo un'espressività di un ramarro e oggi non è che io sia Gerry Scotti, però tutto sommato me la cavo nel parlare al microfono. Beh, questa è una roba che si impara, ma è una roba da non sottovalutare. Se ce l'avete, bene. Se non ce l'avete, potete partire, potete fare un podcast, ma sappiate che quello diventa il vostro obiettivo. Cioè, trovate il modo di diventare espressivi nel momento in cui parlate. Non deve essere una noia mortale ascoltarvi, perché anche se direte le cose più interessanti dell'universo mondo, le persone si stuferanno. Non è tanto importante cosa si dice, quanto come lo si dice. Quarto, terzo, ho perso il conto, terzo punto, la creatività. Un podcast è basato totalmente sulla creatività. Cioè, non pensiate che visto che avete un argomento di cui parlare, allora il podcast è fatto, ma cercate il più possibile un modo creativo di portarlo avanti, un modo creativo di esprimervi, un modo creativo di realizzare il vostro podcast. Oggi di podcast ce ne sono un miliardo in italiano e allora emergeranno ed emergono quelli che sono più creativi. Poniamo che voi siate i guru assoluti della pizza, le persone in assoluto che più sanno di pizza. Beh, se non sarete un po' creativi nel portare la vostra conoscenza della pizza, vi batterà qualcuno che parlerà di pizza in maniera più creativa. Non so in questo momento, col poco tempo che abbiamo a disposizione, farvi degli esempi concreti. Vi invito a venire sulle officine, officine.me, per vedere come proviamo alle Officine Media a creare dei podcast che siano creativi e che siano un po' diversi, che si distinguano un po' dagli altri podcast. Ultimissimo punto, l'empatia. Voi direte, ma abbi pazienza, cosa stai dicendo? Perché l'empatia quando parlo a un microfono? Intanto cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di provare le emozioni degli altri, la capacità di mettersi nei panni degli altri. E l'empatia, quando si fa un podcast, è fondamentale, perché tutto quello che dovete fare per avere successo nel vostro podcast è mettervi nei panni delle persone a cui volete parlare. Che sono magari diverse dai vostri ascoltatori, attenzione, perché non è detto che abbiate centrato in pieno il vostro target, ma voi dovete mettervi nei panni delle persone a cui volete parlare. Dovete fare in modo che loro
amino ascoltarvi e che loro ne beneficino dell'ascolto che fanno, ne beneficino in termini anche solo di intrattenimento, anche solo che si facciano quattro risate, ne beneficino in termini culturali, se volete, o ne beneficino in termini di utilità personale, perché imparano a fare qualcosa, o ne beneficino in termini emotivi, quindi si emozionano in qualche maniera. In ogni caso, l'empatia vi serve a mettervi al 100% nei panni di chi vi ascolta e fare in modo che ciò che producete sia utile, sia proficuo, il tempo che loro investono per ascoltarvi sia il proficuo al 100%. Questa roba qua si ottiene con l'empatia. E dai, siamo veramente alla fine di questo tutorialona, di questa mappa incredibile su come fare un podcast. E l'ultimo strumento che vi voglio segnalare è quello che userete per realizzare la copertina del vostro podcast. A meno che non siate esperti di grafica e di design, il consiglio che vi do è di buttarvi su canva.com. Con canva.com andate a realizzare la copertina del vostro podcast. La fate con assoluta facilità, non vi faccio vedere ora come si fa, ma voi vi prendete gli elementi, ve li spostate un po' dove vi pare, andate a cambiare le scritte, andate a cambiare i colori. Vedete che adesso io sto facendo un pasticcio alla slide che avevo appena creato per voi con Canva. È molto facile, naturalmente dovrete creare un'immagine quadrata, non rettangolare come in questo caso, 1400 pixel per 1400 pixel. E poi buttatevi con la vostra creatività, cercate di creare una bella copertina minimale. A me piacciono le copertine minimali, non andate a mettere troppi elementi che si incasina inutilmente. Una bella copertina con pochi elementi ma messi bene. E allora, cavoli, è finito questo viaggio. Quanto è durato? 40 minuti di mappa di come si fa podcast. Mamma mia, spero di avervi dato tanto valore, spero davvero che abbiate beneficiato di questa cosa, spero che adesso abbiate le idee più chiare su come si fa un podcast, spero che riusciate a capire quali sono i passaggi che ora dovete fare uno dopo l'altro per realizzare il vostro podcast, e spero davvero con tutto il cuore che mi mandiate la vostra prima puntata. Scrivetemela, mi trovate su Telegram, trovate i miei contatti su officine.me, venite a trovarmi sul canale Telegram, iscrivetevi a questo canale per le prossime puntate, i prossimi episodi in cui vi racconto come si comunica col digital, venite a trovarmi su Passione Podcast, insomma rimaniamo in contatto, ma soprattutto mi raccomando fate dei grandi podcast perché ci tengo. Io vi ringrazio, vi ricordo che sono Andrea Ciraulo, vi mando il mio saluto, vi mando un abbraccio fortissimo. E come diciamo su Passione Podcast, vi ricordo che chi sa fare fa, chi non sa fare impara. A presto!